Inaugurata nel tardo pomeriggio di ieri, la Casa dell'Acqua in località Moio. Si tratta della seconda attivata al momento in città dopo quella predisposta nelle scorse settimane in via Taverne. Ne seguiranno di nuove a breve, fanno sapere da Palazzo di Città, in Piazza Gallo, area mercatale di via Pertini, località Madonna del Carmine, località Mattine. E vista la forte richiesta, ne sorgeranno altre anche in località Fonti e al centro storico. Una soluzione che guarda all'ambiente, portando ad una riduzione del consumo di plastica, ma anche al portafoglio, considerando il prezzo molto economico praticato, pari a solo i 5 centesimi di euro al litro. Il distributore eroga acqua naturale, frizzante e leggermente frizzante. Stiamo proseguendo nel discorso delle case dell'acqua. Sapete che gli obiettivi da raggiungere sono due. Il primo, quello dell'eliminazione della plastica, che è un obiettivo ambizioso, importante, ma che si raggiunge anche con queste tipo di iniziative. Il secondo, quello anche di dare al cittadino la possibilità di a pochissimo 5 centesimi parliamo al litro di poter portare a casa insomma l'acqua a una cifra molto molto ridotta. Devo dire con una certa soddisfazione che le cose vanno bene, perché la prima casa posizionata in via Taverne ha avuto un enorme successo, sono continue persone che vengono. Questa seconda credo andrà andando bene, ma ci sono altre aree della città per cui non è stato previsto il posizionamento della stessa, e molti cittadini sono venuti a chiederci di poterla insomma in qualche modo mettere. Faccio l'esempio del rione Fondi, sono venuti a chiederci che anche lì venga messa posizionata una casetta dell'acqua, quindi diciamo un'iniziativa che ha visto di un apprezzamento da parte dei cittadini, di questo siamo felici, e quindi proprio per questo motivo andremo avanti e cercheremo di implementare nella maniera più ampia che ci sarà possibile, insomma, un servizio quindi di comodità, di prossimità a questo punto, perché se riusciamo a posizionarlo quasi in ogni quartiere sarà veramente una cosa di prossimità, anche perché la città di Acropoli, insomma, spero che ha 22.000 residenti, ma di fatto i domiciliari sono ancora di più, quindi abbiamo anche i numeri per sostenere tutto questo casette, ma soprattutto l'obiettivo è, come abbiamo detto, stare vicino ai nostri cittadini.